Ciao amici di TechnoAndroid, secondo giorno ad IFA e siamo venuti a trovare WeThings, che ha presentato il nuovo ScanWatch 2. Sono degli smartwatch molto interessanti, ma anche altri gadget che poi vi mostreremo. Comunque lo smartwatch ha un design classico, elegante, molto interessante, pensato per la salute. Adesso lo andiamo a vedere più da vicino. E questo è lo ScanWatch 2, il nuovo top di gamma di WeThings. È uno smartwatch molto interessante perché introduce il monitoraggio della temperatura 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non serve per misurare la febbre, però è una feature nuova veramente interessante che ci raccontavano. Questa idea è nata durante il Covid grazie ai feedback ricevuti dai medici, che sottolineavano l'importanza di tenere monitorata la temperatura anche durante la notte. E qua adesso abbiamo il monitoraggio continuo, quindi possiamo vedere se siamo dentro al range di salute e capire se forse è il caso di aggiungere una copertina quando andiamo a letto o se è il caso di consultare il nostro medico perché magari c'è qualcosa che non va in generale. Come vedete c'è tantissima attenzione per l'estetica da parte di WeThings. Ci hanno proprio spiegato la loro idea è quella di mettere al posto delle persone degli orologi belli da indossare, che qualcuno ha piacere ad indossare tutto il giorno. Comunque anche a livello di salute non dimenticano nulla, ci sono tantissime features pensate per la salute, c'è il monitoraggio continuo del battito cardiaco, possiamo anche fare un ECG mettendo proprio la mano sul display, possiamo proprio fare il monitoraggio, facciamo un ECG vero e proprio, c'è anche il monitoraggio della fibrillazione atriale. Questa è una cosa interessantissima perché è una ulteriore feature di salute che è molto difficile da trovare per chi ha dei problemi cardiaci molto seri e magari vuole tenerli sott'occhio. Comunque ci sono anche i display a colori di scale di grigi che consente di avere un'ottima autonomia per questo device, che ha un'autonomia di 30 giorni, pensate, ed è comunque possibile estrarre tutte le vostre informazioni rilevate mediche e stampare su un PDF da portare al vostro medico. Ma l'ecosistema di WeThings continua, come vedete c'è anche inusuale un VC perché hanno progettato un sensore molto interessante che monitora i vostri escrementi. Comunque è una cosa importante, sappiamo tutti che la prima cosa che fanno i medici quando c'è un problema è l'esame delle feci. Un ecosistema che poi continua molto completo con le bilance smart che verificano anche la nostra massa grassa, diverse offerte fino ad arrivare alla top di gamma. Interessantissimo anche questo sensore della temperatura che è velocissimo, registra la temperatura dalla fronte e possiamo salvarla anche sul profilo abbinandolo al nostro nome. E poi qua abbiamo i sensori della pressione, qua abbiamo il top di gamma che fa anche un monitoraggio dell'attività cardiaca, anche un controllo della nostra valvola cardiaca atriale, se non sbaglio, non sono un medico. E comunque, come vedete, un ecosistema davvero completo rivolto alla salute delle persone. E dallo stand di WeThings è tutto, noi continuiamo a girare per IFA e a mostrarvi le cose più interessanti. Se volete saperne di più abbiamo fatto una piccola intervista e trovate un articolo nel nostro sito web technoandroid.it.